Cercherò di fare delle cose uniche, poi c'è la fase del vero talento, perché cercherò lo stesso di fare 13, se non so, 14 piattelli in volo, e poi la fase della follia, una fase davvero folle, che solo io riesco a fare. Ho cambiato già 3 macchine. E allora, prima di iniziare però, lo sapete, sparo Winchester, Aimpoint, 3M, tutto quello che volete, ma sono italianissimo. E come da buon italiano in tutto il mondo si inizia sempre con l'inno nazionale. Grazie. Allora, iniziamo, via! Quest'altro fumo. Ragazzi, grazie. Dobbiamo aspettare che voi ci sarete. Allora, ragazzi, iniziamo questa prima fase, quella del riscaldamento. Iniziamo. Un po' di nebbia, non importa. Questo sì che ci sono. Iniziamo subito con il mio Winchester SX4 con un micro S1. Iniziamo a colpire con un piattello, così. Con un piattello, così. E ancora. Via con il vento. Con il vento, se ne va. E con il micro S1. Camminando con una mano. E poi, vado indietro, ehi! No, vuoi il ciliegio? E il ginocchio! Dove sei? Basta, vuoi il ciliegio? Carico! Non le sto mangiando solo io? Scusate, le spalle. Uno. No, il culo è diverso, non le spalle. Due. Non l'ho visto. Ehi. Ti polverizza. Quasi meno bene. Cartuccio in bocca. No, questo spara bene. Tanti anni che spara. L'altro è un anno. Lui da scale? Quanti anni? Ma hai capito quanti colpi col mio sparato? L'ho detto prima. E tanti per... Lancio, prendo. Dove sei? Ecco. Bravo. Dove sei? Eccolo lì! Con una mano, con il micro, S1! E la posizione! Indiano! La madonna! Per voi! Si spara in apnea. Lancio il
passa di alzo il lancio. Vai, due. Tre. Cattuccia, io lo sapevo, l'avevo contato io. Somara, l'avevo contato io le cattucce. Nel tuo cucino, lo sapevo, non ti ho detto niente. Adesso la fase del riscaldamento è finita e adesso si fa sul serio. Siamo nel cuore dello show. Hai finito le musiche? Grazie. Siamo nel cuore dello show e adesso sono cavoli miei, perché devo insegnarvi, per impegnarmi, per non prendere fischi. E via, si inizia. Fisco. Ready. Go. Hey. Una bella difficile. Dai. Uno, due. Gira l'arma. Lancio più a terra, una così, e dove sei? E colpisco. Tre cartucce in bocca, vengo verso di voi. Come ti chiami? Alessio. Che stavo vedendo? Carico! Uno, due! Hai portato fortuna. Fatti. Fucile scarico, padella assicurata, cartuccia in bocca, braccio, carico, dove sei, yeah, così, hey! Due, tre, destro, sinistro e poi ancora destro. Uno, due, tre.
per giocare con un'arma? No. Neanche Daniele Odessa giocherà a pallone. Infatti faccio pietà. Solo con fucile posso provare. Cartuccia in bocca. Gira! Dove sei? Che calciatore! Al culo? Ma c'è il sangue, un po' schivaglio. Ma è uguale, cioè, il cartello. Non è uguale. Fucile scarico, sul piede. Il cartello va male con la direzione. Il cartello. Quando te lo dico io? Io lancio il fucile in alto, a 4-5 metri. Passo sotto, mi rigiro, prendo il fucile, tu lancio il cartello, carico e sparo. Ok? Tutto questo per aspetto a me. Ok? Uno, due, tre. Oi! Potevi rispondere più basso. Bravo, 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 50 metri. Grande, grande Claudio. E adesso prendo il mio Winchester. Uno, due, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ragazzi, quest'arma, questa qui, una settimana fa mi ha fatto fare 14 con 14, 14 colpi, 14 piattelli con secondo e 7 e 7 decimi. Number one! Non ho sentito! Number one! Grazie. In ginocchio! Così! Adesso number one! Resta zitto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Facciamo da qua che è meglio, va. Number one, c'è ragione. Carlotta! Te la senti di fare 5? Te li lancio io, dai! Allora, ti ricordi? Eh? A lezione? I primi due, tu mi guardi quando mi passo. Adesso tira bene. Quindi al passo un pochino li lancio più giù. I primi due in salita, uno quando si ferma e gli altri due in discesa. L'ultimo battello riscende alla velocità del doppio del primo in salita. Vai! Su 5 di le due. Bravo. E adesso siamo nella fase dei tiri estremi, tiri non comuni. DJ, cambia, ho bisogno di concentrazione. E qua davvero ho bisogno anche del vostro aiuto, perché tiri estremi, qualcosa che non vedete sicuramente in giro, in altri posti. Uno, due, 3, 4, 5, 6. Oh, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9 lanci per 3 performance davvero uniche nel suo genere, cioè 5 piattelli in volo e li devo colpire con il fucile dietro la schiena. Ho 9 possibilità poi, quindi in queste 9 lanci devo fare 5 dietro la schiena, 5 sopra la testa e 6 sotto braccio. Che numeri, eh? Ecco, 4. Proviamo con il primo lancio, prendiamo le misure. Yeah! Tutti e 5! Ho usato 6 cartucce, ma tutti e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e sta utilizzando una canna da 76 2 stelle. E adesso 5 piattelli, giro l'arma. Per quello si dice, così. Per quello si dice chiappa. Sì, dai. Sesto colpo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ragazzi. Che differenza. 3, 3, 6, sotto braccio, così. Yeah! Che differenza. E adesso tolgo gli occhiali. Alessio, vieni un attimo qua, dimmi cosa vedi. Cosa vedi? Adesso? Tutto? Carlotta, preparami 10-15 piattelli. Non è che si già la parte sbagliata. Questo? E poi i 5. Lasciali. Almeno lascia la parte giusta. Vedono fermo. Ma si va a pescare. È più alto di me. Oh, veramente? Si va a pescare. Quante parte non mi dire niente. Se sbaglio me lo diciamo. Quando è che si slarga? Okay. A quanti metri si slarga? C'è 3 metri, 3 metri. Oh, ma il sacco se lo mette? Direzione macchina. Forse è meglio che gira di là. Questa è la seconda prova. Perché il bello deve ancora venire. E uno, e due, e tre, e quattro e cinque. Non dal naso, ma se vedi sopra c'è un cazzo di pelucchio. Adesso lancio 5 piattelli e su 5 piattelli devo cercare di colpire il numero maggiore. Magari anche sei. Sì, devo dirla. Basta già tirare il mio supplazzo. Sì, magari con la macchina. Adesso non c'è niente. Ok, e adesso posso svelarvi il segreto. Il segreto è che la band è bucata. Lo sapevo. No. Il segreto è il lancio. Con 5 piattelli riesco a fare tutte le figure che voglio, chiaramente se non c'è vento. Quindi se posso fare questa figura, posso fare questa figura, il rombo, posso fare quello che voglio. Siccome ho tutto memorizzato, ci vado per intuito e spesso mi va bene. Il pallone però è andato a bambino però. Quindi è andata bene. Direi sempre. Sempre? E adesso? L'overboard. Ok. Questa è un po' difficilina. Metto il, perché le altre sono facili. Il fucile scarico a terra. Due piattelli a terra. Prendo due cartucce. E adesso? Me ne vado, mi sono stufato. Ciao, bello, vediamo.
Bello. Ali. Facciamo la stessa strada contando i passi. Adesso si scende giù, c'è il fucile. A fianco ci sono i piattelli, io prendo arma. I piattelli, faccio un passo, mi giro, ne faccio un altro, mi giro. Basta. E adesso avanti a voi. Un passo e c'è l'overboard. Eccolo qua. E si fa. Claudio, occhio, eh. E adesso scarico. Si mettono due colpi. Scarico. E iniziamo a girare. Via. Uno. Va bene lo stesso, questo è difficile davvero. Un equilibrio perfetto, a dimostrazione che per sparare occorre anche avere il baricentro in perfetta linea con il corpo. Eppure ho padellato. E adesso Carlotta, anzi no, finisco io. Immaginiamo di non avere più piattelli. Via, finiti i piattelli. Che si fa? Che faccio? Sì. Questo. Pensate che quest'arma ha sparato 850.000 colpi. Ha 7 anni e ancora la porta dietro. Qualche problema? Lei no. E vediamo come si comporta questo Winchester SX3 abbandonando tutti i piattelli. Giriamo l'arma. Non è un fucile a pompa, eh. È un semiautomatico. E andiamo. Mi sono fermato col vento. Continuiamo con quest'altro. Ah, ok, perfetto, grazie. Sono rimasto senza cartucce, ma va bene così. Grazie! Ho finito i piattelli, se tiro quando finire i piattelli, ne posso. Di conseguenza. Un voto, da 1 a 10, questo spettacolo, 4! Fucile automatico. Grazie! Spara per terra e la cartuccia viene espulsa. Carlotta, tocca a te. E gira, scuota il fucile in modo tale che la parte più piede della la cartuccia. Butta via la cartuccia qui. Ok. Sei pronta? Sei sicuro? Sì. Padelli? Non padellare. Vai, avanti. Fucile, sopra la testa. Vai. No? Vai. Con una mano. Da sola. E fai vedere al pubblico che cosa hai imparato in questo lunghissimo tempo di 4 mesi. Vai. Con una mano da sola, nessuno ti aiuta. Vai. Ci prende un giro, il pezzettino. Ancora. Un po'. Sei piattelli, ma voglio mettere in difficoltà, non ci riesco. Sei piattelli, vai. 3, 3, 6. Ce la fa? Ce la fa, sei? Sì. Voi dite sempre sì. Vai. Ricordati, guarda me.
Ma da me i primi due in salita. Vai! Con un colpo ne avevo più di due. Ripeto. Oh, sbaglio io il fischio. Vai, ancora. Vai, butta fumo così. Non vedo. Vai. Lo ripeti fra poco. Bene, bene, bene. Adesso provo il 13, ma prima di provare il 13 devo un po' alleggerire le dita. E quindi, via. Ce n'è rimasto uno. Eccolo là. E adesso abbiamo preso il tempo. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, ci sono 14 colpi in canna, ne togliamo uno, 13. Ma chi è? Paolo Restelli, direttore di scout. Cerco di colpire questi 13 piattelli, avendo a disposizione 2, 4, 6, 8, 9 possibilità, 9 lanci, per iniziare a stabilire il lancio, i piattelli, e vediamo che cosa ne esce fuori. Questa mattina al primo colpo, grandissimo lancio, grandissima esecuzione. Adesso con il vostro supporto, con il vostro aiuto, io metterò, vi assicuro, coraggio per colpire questi piattelli in volo. E adesso, via! Addosso, meno gas. Yes! Mi porta via. Vi siete divertiti? Sì! Dai, ci sono state pochissime padelle, no?
Zero no. Qualcuno, su. Tutto secondo piano. Ok. Utilizzando il mio micro S1. Ecco, quando arriva la fase della follia, un po' sale anche l'agitazione. Perché? Perché adesso devo lanciare il piattello in quella direzione e sparare dentro la macchina. No, no, aspetta là. Qualcuno si deve. Facciamo a cambio! È la terza macchina che cambio, lo scorso anno vi ricordate che c'era un Toyota Hilux? Ma ti porto la mia! Mi ero dimenticato di abbassare i finestrini. Allora ragazzi, non metto il colpo in canna nel serbatoio, quindi devo avere anche il pensiero e l'abilità di incaricare l'arma. Una distanza, sto chiaramente tirando con una stella, 76 una stella. È anche perché ti tira con 3 stelle di dentro. Pronti? Tira con 3 stelle. No, quella è il posteriore. È giunto al termine e l'ultimo pensiero per voi, perché siamo italiani, vai DJ Ciano, siamo italiani e quindi devo per forza fare un saluto così. Claudio, quando vuoi, ragazzi, dovete guardare in volo, perché adesso scende qualcosa di davvero unico e solo RT14 vi può regalare. E questo è firmato Raniero Testa. Guardate che bello il bandiere. Grazie. Questa va sicuro! Yeah!